Allora, salve a tutti, io sono Benedetta Intelisano, rappresento Radio Zamula, radio dell'Università di Catania. E noi appunto siamo promotori di questo incontro perché reputiamo insomma che sia importantissimo il ruolo che lei svolge a livello culturale, non soltanto per la sua bravura, per il fatto di essere una grandissima artista a livello internazionale. E noi come redazione, proprio per mantenere diciamo un po' il botta e risposta con Noa, abbiamo un po' preparato delle domande. Naturalmente il punto di partenza sta un po' anche racchiuso nel titolo di questo incontro, e cioè capire quanto sia difficile il ruolo di un artista come lei, e soprattutto quanto e in che modo questa la musica, l'arte in generale, possa influenzare in delle situazioni di conflitto come quelle che abbiamo tutti noi sotto gli occhi. La domanda, insomma, magari da cui partire, intanto quanto sia difficile essere un'artista impegnata, perché non tutti gli artisti, i musicisti hanno questa voglia di spendersi per tematiche così, di così tanto spessore, per cui intanto questo, quanto sia difficile avere questo ruolo. Shalom everybody and salam, it's very good to be here. I can speak a little Italian, so I can try just. È un grande piacere essere qui in Catania, in Sicilia. Io sento qui come la mia seconda casa. Per 23 anni io vengo di nuovo sempre qui per fare concerti e altre cose. Il mio agente in Italia è un catanese, è il mio grande amico Pompeo Benincasa. E ho fatto il mio primo concerto in Italia, qui a Catania, è un piccolo festival, Donna del Deserto, molto molti anni fa. È un grande piacere ritornare per cantare con l'Orchestra Sinfonica in Teatro Bellini, con il magnifico maestro San Filippo, e con questo uomo al mia destra, è il mio collaboratore. È direttore musicale da 26 anni, tutta la mia 26? 8. Sì. Lui era il mio professore in la scuola di musica dove ho studiato per un anno in Tel Aviv, e dopo questo anno partire da scuola e iniziato la mia carriera insieme con Gil. Gil è un chitarrista, anche arrangiatore, è compositore, è musicista eccezionale, è un uomo eccezionale. Allora, io sento sempre qualcosa di calore, di amicizia, anche la confusione io amo molto in la Sicilia. Perché nel Mediterraneo è la nostra cultura, questo è un elemento importante della nostra cultura, anche la confusione. Ma in questa confusione c'è è grande emozione, è una connessione tra la testa e il cuore, è grande. Allora, a questa domanda. Io penso if I get stuck, I'll just tell you. Io penso la risposta, la segreta della risposta è una definizione del parola artista, che è un artista. Io sento che c'è molta confusione tra l'artista e l'entertainer. L'intrattenitore. Right. L'intrattenitore, whatever you said. Yes, excuse me for my very bad Italian. My Italian is very... non ho studiato mai, ho solo intuizia. Allora, so... un artista, che... What's an artist? Okay? Che è un artista? Un artista, secondo me, è una persona che cerca sempre qualcosa. Noi siamo in viaggio di cercare la nostra verità, la nostra personale verità artistica,
La connessione tra il nostro modo di espressione e il mondo, e lo spirito umano, e le emozioni profonde dell'umanità. Questo è il nostro viaggio. Questo viaggio è separato dalle cose esteriore, come le cose commerciali, i soldi, fashion, eccetera. Tutte queste cose, they happen, succede, non succede, non lo so. Ma questo non è le cose che... La passione o il fuoco, il fire that drives me, come dice. Non è il fuoco che la spinge, ovviamente. Exactly. In questo modo, quando tu è... anche l'arte è sempre una... the ability to change perspective, l'abilità a cambiare la prospettiva. Questa è la funzione dell'arte. E quando tu pensi di questa definizione d'arte, è facile capire com'è possibile era un artista impegnata. Perché la possibilità o l'abilità a cambiare la prospettiva della realtà è esattamente la cosa che noi abbiamo bisogno. È per aperto le cuore della gente e aiutare la gente a vedere l'altri sugli occhi d'altri, tu devi avere la possibilità di cambiare la prospettiva, esattamente come in arte. E per questa ragione io penso che noi artisti abbiamo la... We have the tools. Abbiamo gli strumenti per fare questo lavoro. E non solo gli strumenti, abbiamo anche la responsabilità. Perché l'arte non può vivere in un mondo senza libertà, senza umanità, senza compassione. L'arte non può vivere. È un posto dove non c'è arte, non c'è vita. Non c'è. La vita è terribile senza arte. Ho visto una bella cosa in inglese, le parole earth, mondo, earth, E-A-R-T-H. So, it said, earth, senza arte, è solo E. Earth, senza arte, è la verità. So, per la vita bella dell'arte, abbiamo bisogno di avere libertà, e prospettive differenti, compassione, eccetera. Poi, per questa ragione, io sento che è naturale per l'artista, forse non la intrattenimento, l'intrattenitore. Perché in questo modo è una cosa differente, è una cosa anche di business, eccetera. Ma per l'arte, l'artista, it's crucial. Come di crucial? È cruciale. English with an Italian accent. Okay. No, you're great. You're helping me a lot. È cruciale essere sempre coinvolti. Lei ha parlato di verità. Qual è la sua verità? Qual è la verità che lei trasmette con la sua arte? This question about truth. La verità è una... it's an issue. Big issue. È un problema, è una questione molto... It's a question. I don't believe in absolute. Non credo in la verità assoluta. Non credo assolutamente. È 100% subiettivo. Subiettivo. Soggettivo. Soggettivo, esattamente. Maybe la verità is not the right word to use. Because really I think that we have to try to avoid the issues of truth, but rather talk about humanity, about communication, about compassion. These words are more important. Forse verità non è la parola giusta, dovremmo cercare qualcosa di diverso, qualcosa che possiamo definire umanità, che possiamo definire compassione. Yes, Gil dice una cosa bella, che la verità è la... The truth is the search for truth. Non è la verità in sé, ma è la ricerca della verità. Yeah. But if I have one motto
that I live with all the time is a very simple one that everyone knows, and that is love your brother as you love yourself. Se un motto è quello di amare il proprio fratello come si ama se stessi. È un motto che esiste in tutte le religioni, in tutte le culture, in tutte le lingue e tutto il tempo della storia umana. Ma noi dimentichiamo, very often we forget this simple concept. And if I had to put my finger on one thing which leads my activities and my actions, it would be that. Se dovessi, è qualcosa che tendiamo a dimenticare, questo appunto di amare gli altri come noi stessi. Se dovessi indicare qualcosa che guida tutta la mia attività, è esattamente questo motto. Lei diciamo che parte da una doppia cultura, nata appunto in Israele, poi ha vissuto per tanto tempo negli Stati Uniti, ha conosciuto molte parti del mondo. Volendo fare anche per esempio un paragone con la Sicilia, che differenze ci sono tra la Sicilia e Israele e al contempo che differenze ci sono in generale tra tutti, se ci sono? It's a very big question. Yeah. Yeah, it's a sort of strange question. Well, the big major difference that you have between Sicily and Israel is you have peace. Yeah? You have peace. And when you have peace, everything is possible. You know, I think that when sometimes it's you need someone to come from the outside and tell you, guys, your life is honey. Your life is beautiful. Because, okay, you have many problems, but you have the tools to change them. You have the situation to change those things. And it's on this level. In Israel now, we are on a totally different level of problems, because we have a huge political problem to solve, us and the Palestinians. When inshallah, we solve that problem, then we will start your problems. You understand? La grande differenza ovviamente è che qui c'è la pace, e quando c'è la pace ogni cosa è possibile. E a volte le persone che vivono in una situazione come la nostra tendono a dimenticare questo dato e hanno bisogno che venga qualcuno da fuori per ricordarglielo. E il fatto è che quando si ha la pace si hanno gli strumenti e la possibilità quindi di cambiare, la possibilità del cambiamento. In Israele invece il livello del problema è diverso, perché manca questo prerequisito, manca la pace. C'è questo grosso problema politico fra appunto gli israeliani e i palestinesi. Una volta che sarà risolto, inshallah, questo problema, speriamo che sia risolto, allora in Israele ci si troverà nella situazione in cui ci si trova adesso in Sicilia. I mean, maybe not exactly the same situation, but we will be dealing with problems on a different level. So, okay. I think they understood. Yeah. Sì. Mezzo per spezzare il ghiaccio, perché mi piacerebbe che le domande venissero anche dal pubblico. Ne faccio una, quindi Noah io. Noah è una grande artista, una cantante che ci fa sognare davvero con la sua voce e con la sua ricerca, no? Musicale. Però è anche una cantante che è amica degli scrittori. Ad esempio, ho visto che recentemente a Ravenna tu hai fatto un incontro con Erwin De Luca. Sarei molto curioso di sapere che cosa vi siete detti, ma sei anche amica di grandi scrittori che noi amiamo, come David Grossman, come altri, no, che portano, no, a davvero a livello internazionale la cultura, no, di Israele. E ci puoi dire qualcosa del tuo rapporto con gli scrittori, non quelli che ami di più? So you mentioned three writers who are really, well, two, and there's one more who are my good friends, and one is Eri De Luca, David Grossman, and also Amos Oz, if you know. So io sono fortunata ad avere l'amicizia con tre scrittori fantastici: Eri De Luca, David Grossman e Amos Oz. Con Eri De Luca io ho una relazione da molti anni. L'idea di comunicare con lui era da Gil ho letto un libro, Monte de Dio, di Eri De Luca, e noi
amiamo, e anche dopo io, e noi amiamo molto questo libro. I recommend tutti. It's a very small, short book and very beautiful, which connects in some way Napoli and Judaism. La napoliana. And this is a, questo è un altro soggetto importante per me, la cultura napolitana. Io ho una grande ammirazione per questa cultura musicale, e io trovo molto connessione tra la cultura ebrea e la storia degli ebrei e le napoletani. E la cultura napoletana è ovviamente è rappresentata in molte modi tutto il sud Italia. Gli migranti, le difficoltà, l'umore che è nato della sofferenza, e l'amicizia, e la famiglia, e la and the craziness, the crazy way. Yeah. And also the emozione, profonda emozione senza sentimentalismo. Io amo molto questo. Poi questo era il punto di connessione con io e Eri. Dal primo momento era un grande amore tra noi. E finalmente, noi abbiamo fatto un piccolo cosa in Israele, in Gerusalemme, nella Fiera del Libro in Israele. And just recently, recentemente, no? In Ravenna e in Udine. Udine? No. Where were the two concerts? Pompeo? Was Ravenna and? Vicenza. Okay. Con Eri. Io spero continuare questo. Il programma è bellissimo. Lui ha scritto pezzi sul libro, e ho cantato canzone che noi abbiamo scelto insieme, che dove c'è una resonanza tra le materiali, ma non solo da Napoli, è totalmente altre cose. Per esempio Don Chisciotte è uno del mio eroe, e anche del Harry. O altre cose, food. Food is a big issue in here. That's why I tell you, you know, when I come, quando vengo in Sicilia, in Napoli, la discussione della food, come dice, food, cibo, è intellettuale, è profonda, è lungo. E sei, io voglio anche io in Israele parlare di cibo e non di guerra. Cibo, questa è una soggetta. Ok, anyway, so, eccetera. E i migranti anche, questo è un punto che noi parliamo molto del dilemma, della tragedia, della le questioni, le profonde questioni tra le migranti. Io ho molte canzoni nel mio repertorio in questo soggetto, e anche Eri ho scritto molte cose. Attualmente ho scritto musica di parole, belle parole di Eri, una bella poema di Mare Nostro che non sei in cieli. Questo è bellissimo, bellissimo poema. E ho scritto musica, forse io canterò domani sera, non lo so. I didn't decide. A cappella, senza orchestra, a cappella. Allora, con David Grossman è una cosa un po' differente, ma anche un po' profondo, un po' lungo. Noi siamo amici, un tempo in un mese, noi sta insieme per 2 ore, molte parole, usiamo molte parole di tutte le situazioni, politiche, intellettuali, emozionali, eccetera. Noi abbiamo fatto un bellissimo evento in Milano insieme sul palco, il nome era Unexpected Israel, Israele non inaspettata. Inaspettata. Era un bellissimo, wow, beautiful event. Noi we interviewed each other. Ci siamo intervistati a vicenda. And I sang and he read. It was fantastic. We did again in Pietra Santa. Forse anche, we did twice this thing. And Maldo si c'è niente? Ken, zashlishi. Anis kalti oto bat halamidvai.
So that David, in questi giorni noi, ho visto David qualche giorno fa per una di queste session di discussione. I told him, we talked about a song for peace. Un canzone, noi abbiamo parlato di un canzone per la pace, perché scrivere e cantare un canzone della pace è la cosa più difficile che c'è. Più difficile. Io parlo sempre di pace, ma non ho molte canzoni di pace nel mio repertorio. Perché? Perché è quasi impossibile. Senza cliché, senza... Bleh. Every time it's just... Okay. I know, io so solo due belle canzoni di pace. Uno, John Lennon, Imagine. Semplice, diretto, Imagine. It's fantastic, right? E noi abbiamo in ebreo anche un bellissimo, importantissimo canzone per la pace, e questa è la canzone ultima che canta Yitzhak Rabin prima di assassinare. Momento di dramma. Okay. So, questa canzone era anche un simbolo del movimento di pace dopo tutte le guerre negli anni 60 di Israele. È bellissimo poeta, Yitzhak Rotblit, ho scritto. Comunque, noi vogliamo, David e io, provare a scrivere una canzone di pace insieme. Questo è il nostro piccolo progetto adesso. E Amos Oz, l'ultimo. Amos Oz, io sono pazza per lui. Lui è he's quite old, è vecchio, è infermo. I go to his house sempre a venerdì mattina alle 11 per caffè e conversation. His house, su casa, è 1 milione di libri. Solo libri, c'è una data. Books everywhere. It's like Disneyland. Really, for me, it's Disneyland. And io sono onorata di avere questa opportunità di ascoltare questo grande scrittore, le sue idee, le sue... anche il fatto che he loves me is wow. For me is okay. I can finish I'm so proud of that. So yeah. E lui ama molto le canzoni napoletane. Amo Soz. Sempre quando io vengo là, lui dice: canta per me un canzone napoletana. E quando Gil è con me con la chitarra, noi è un onore, è un concerto privato per questo scrittore. Okay. Il mio ruolo è pressoché inutile in questo momento, salvo forse fare da cerniera con una cosa che ha detto la nostra ospite: il cibo è cultura. Ma mi viene da pensare che la radice di sapere e di sapore è la stessa, no? La parola sapio. E quindi, visto che parliamo di sapienza, io cedo la parola al rettore, che è venuto qui per salutare la nostra ospite. Buongiorno, mi scuso per il ritardo, però ci tenevo non soltanto a salutare Noa, ma anche a ringraziarla per aver accettato il nostro invito. Naturalmente un artista come Noa va ascoltata, e avremo l'opportunità di farlo domani e dopodomani al Teatro Massimo Bellini, che ringrazio per consentito di organizzare questo intervento. Però il tema dell'intervento riassume la filosofia di questa università. Dreams, i sogni non sono solamente fantasticare. La parola sogno per me evoca la parola passione, evoca la parola futuro, evoca la parola progetto, no? Cioè il sogno è il modo in cui noi vogliamo proiettarci in una realtà che, appunto, se non è un incubo, è una realtà che vuole essere migliore di quella nostra. E ovviamente non c'è migliore equazione tra la parola sogno e la parola giovane, perché i sogni debbono essere soprattutto dei giovani, non soltanto dei giovani ovviamente, ma soprattutto dei giovani. E poi la parola responsabilità, perché questo mi capita di dirlo ad ogni inizio di anno accademico. È vero,
il nostro è un ateneo che guarda tanto ai diritti, ma anche ai doveri. E quindi responsabilità significa che ciascuno si assume il dovere di fare qualcosa. I sogni non si realizzano solamente pensandoli e poi affidandoli a qualcun altro. I sogni si realizzano assumendo la responsabilità. Noa poco fa ha parlato di un tema, io vengo adesso proprio da un saluto a un convegno sanitario, però che riguarda l'emergenza dei migranti nel nostro mare. Il nostro mare, quello che accomuna l'Italia, la Sicilia a Israele, che peraltro è un paese bellissimo. Io sono stato in Israele la scorsa estate, vi assicuro che anche la cucina è molto buona, quindi non c'è bisogno soltanto di stare in Sicilia per parlare di buona cucina. Questo mare che ci accomuna è un mare che ancora una volta è al centro della storia dell'umanità. E dobbiamo guardare alle vicende dei migranti non soltanto come a un fatto momentaneo, temporaneo, di emergenza. Certo c'è un'emergenza, e l'emergenza è quello che non possiamo girare lo sguardo dall'altra parte, trattare questa vicenda in modo burocratico, fuggono da una guerra o fuggono dalla fame. Fuggono da situazioni disperate in cui non c'è un sogno, non c'è un'opportunità di vita, e noi non possiamo guardare dall'altra parte. E però dobbiamo considerare che questo è un fenomeno epocale, perché si muovono milioni di persone. Ed è un fenomeno che deve cambiare il nostro mondo in modo positivo, cioè deve essere per tutti noi una opportunità. Certo, per cogliere questa opportunità innanzitutto bisogna creare condizioni di pace, cioè dobbiamo fare in modo che i conflitti che stanno distruggendo interi paesi come la Siria e che naturalmente Israele conosce ormai da decenni, dobbiamo fare in modo che questi conflitti finiscano. E qui l'Occidente ha grandi responsabilità, ma dobbiamo fare in modo che questa sia un'opportunità per cambiare, per cambiarci, mantenendo le nostre radici e la nostra identità. Lo abbiamo detto più volte, l'integrazione non significa annullare le differenze. L'integrazione significa che tutti, con le nostre differenze di genere, di religione, di cultura, di storia personale e sociale, possiamo vivere condividendo uno spazio sociale. Certo, noi vogliamo che questo nostro spazio sociale rispetti alcuni valori, quello della libertà, quello della dignità dell'uomo, della democrazia, ma questo deve essere la sfida per noi, questo deve essere il sogno nostro, ma soprattutto delle giovani generazioni che avranno la responsabilità di poterlo realizzare. Quindi ancora grazie a Noa per essere qui con noi. Thank you very much. Well said. Yes, please. Yes, I understood the question. Good question. But it would take me a really long time to answer that one. No, veramente. You know, I think that what we have to do right now... Do you speak English at all? How many of you speak English? Raise your hand. Understand. Woo! Really? I'm happy. I'm more than ever. Right, yeah. How many understand English? Not speak. That's good.
Well, anyway, we're going to use the great professor here because, you know, I can't continue with my very limited Italian here, especially not when things get deep like they are now. You know, the history of Israel and Palestine is complicated. It would really not be possible for me right now to go into a whole discussion with you about what happened, who came, why they came, why they were there, who did what to who. I mean, that's endless. I encourage you to read about it. Really, it will take a little, maybe hour or two of your time. There are many very interesting articles written about the Palestinian-Israeli conflict when you get into it. So you can spend an hour doing that if you want. La questione della storia del conflitto israelo-palestinese è veramente molto complessa, ovviamente non è questo il caso né il luogo di poterla riassumere e di discutere adesso, e invece è importante leggere e documentarsi, e ci sono a questo proposito molte informazioni in biblioteca. Sorry, I have to change my position here. I'm too small for this. But having said that, I think that the really important thing we have to do now is stop trying to understand what happened and who was right and who was wrong. Because it's interesting, but it's also a bit of a waste of time. Because no matter what you do, you're going to find a way. If you want to justify one side, you will. If you want to justify another side, you will. It doesn't matter how deep you dig, you understand? So my personal opinion is, you know, we have to put that aside and look at the reality right now. Quello che forse andrebbe fatto è, anzi quello che per lei va fatto, è smettere di provare a comprendere che cosa è successo. Chi aveva ragione, chi ha torto, perché se ci si pone dal punto di vista giustificazionista, se si vuole giustificare una parte, si troveranno le ragioni per una parte e anche per l'altra. Ecco, questo si può fare, ma non è questo il punto, dobbiamo invece ripartire adesso, da qui e ora. So what's the situation we have now? All right? We have a piece of land, it's very small, and on this piece of land you have millions of people. There are millions of Jews and millions of Palestinians, which are either Arab, Muslim, or Christian. Within the Jews, you have Israeli citizens, which are Jewish and Muslim and Christian. You have Palestinians, which are not citizens of anything. They are sort of in occupied lands. There is an authority, but they have very limited rights. That's the situation on the ground now, okay? So what are you going to do? The first thing you have to do is compromise, because there is no way that any, like I told you at the beginning, absolute truth is not going to work. It never did. It always brought human tragedy. I'm sorry to say for all the religions, but anyone who holds one absolute truth is at the end going to cause pain and suffering on the other. If you are not able to accept the narrative of the other perspective, we spoke about that, of the other, you will lead at the end to human suffering. So you have to be flexible and you have to talk about compromise. Cosa abbiamo adesso? Abbiamo una piccola striscia di terra che è popolata da milioni di persone. Queste persone sono le più diverse, ci sono palestinesi che sono cristiani e musulmani, ci sono ebrei che sono ebrei e di altre confessioni, ci sono palestinesi apolidi che vivono in un certo senso apolidi perché vivono in territori occupati e non hanno diritti. E allora che cosa si può fare? Ci sono anche palestinesi naturalmente che vivono in Israele con cittadinanza israeliana, il che complica ulteriormente la faccenda. E allora cosa fare? La prima cosa da fare è il compromesso, bisogna cercare un compromesso, perché tutte le altre posizioni, la radicalizzazione di altre posizioni finora hanno portato soltanto delle tragedie, e qui il problema è che è l'appello alla flessibilità, che è una cosa che in un certo senso significa mettere in secondo piano le religioni, perché anche se lei naturalmente non vuole offendere nessuno, diciamo, che abbia una confessione religiosa, la radicalizzazione che parte appunto da questo dato è in un certo senso meno flessibile e ha portato tragedie finora. Right. So, I am against extremism of any sort. So if, and like I said, absolute truth. If you look only from the point of view of the Palestinians, then basically you will take about 7 million Jews and throw them to the sea. That's their point of view, from the extreme point of view.
The extreme point of view of the Jews says, you Palestinians, you have no place here. This is our holy land, and you can go to the sea or to the desert or to wherever. We don't care. Both of these attitudes are terrible, and we have to erase them. And the only thing that we can do is, we have now on the ground all these millions of people. What are we going to do with all of these people? So there are two one solution, you know, I'm not talking about the one to kill, because that's not even, is to take one big, all this land, and make it one nation for all the people that live on it, okay? Me personally, I don't believe that that's possible in any way, for the simple reason that you have two peoples here who need their own cultural identity. They need their independence, they need their place, they need their flag, they need their cult, their rituals, they need that. It's too early for us to do a European Union. That will happen in the future, inshallah. First, we need our independence, and then we need our union. It's stages. We must remember that Europe, in order to achieve the peace that it has, sacrificed 70 million people in two horrible wars, the worst in the history of humanity. Okay, not to mention what happened before. But we hopefully will never reach those numbers. You must know that in all the Israeli-Palestinian conflict until today, I think there have been 120,000 victims. 120,000 victims. About the same as about 6 months of war in Syria. Okay? So just to give you the proportion. And so, one country for all of us, we are not ready for that. That's why I am a big supporter of two-state solution. Even though now everyone is, you know, the intellectual saying, no, it's not going to happen. It's not going to happen. There's going to be a bloodbath in the Middle East for centuries. The only thing we can do is work for two states for two people. And those two states have to find a way to live with each other and to help each other and to nurture each other. And once they've established themselves as independent entities alongside each other, we can then think about a real open border situation like you have here in Europe. So to summarize what I said, I'm sorry I'm speaking a lot, but to summarize what I said, I'm against finger pointing, leads to nothing. I'm against absolute truth, leads to nothing. You have only to see, we have human beings here, and we have to deal with the situation in the most respectful way we can. And I would like to end this little thing with something that I once said to a journalist many years ago, and continues to be true today. He asked me to summarize what I think should be done in three words, and I said, okay. Recognize, apologize, share. These are my three words. Recognize. You have to recognize the other, his rights, his humanity, his dreams, his narrative, his pain, his history. Recognize it. Don't erase it. Nothing will, no, the erasing of a narrative has never worked. People keep their history forever and ever. They keep their story. They tell it to their children. They cultivate it. It will not go away. You will not manage to do it. So recognize it, give it the legitimacy that it deserves. Palestinians to Israelis and Israelis to Palestinians, okay? Second thing, apologize. Important point, you can't skip it. Why? Because pain is a place we have to share. We cannot share joy without sharing pain. It's the most human emotion that exists. It's the birth of a child is involved with an enormous amount of pain. And then comes the joy. So we have to be able to share the pain, which means we have to be courageous enough to say, we caused each other pain. It doesn't matter why. Maybe we had a good reason, but we still caused the pain. The children, the fathers, the mothers are dead. This is a scar forever and ever on the souls of people. So say, you know what? I'm sorry I did that to you. Let's cry together. Let's cry together. And then we have to share. And we have to share even the small piece of land we have. And we have to share the resources, the water, the energy, the knowledge. We have to share. It will not work without sharing. So if we recognize, we apologize and share, then we can hope for a better future. Avete ovviamente capito, ma ci provo ugualmente.
diciamo, se ragioniamo in termini di radicalizzazione, la soluzione sarebbe, non solo dal punto di vista dei palestinesi, buttare in mare 6 milioni di Jewish, di la popolazione ebraica, ebrei. In alternativa gli ebrei potrebbero dire dei palestinesi, ma insomma andate via, questa è la nostra terra, andate nel deserto. Queste sono soluzioni orribili, impensabili, naturalmente non è, è possibile ragionare in questi termini. E allora ci sono diverse soluzioni. Una sarebbe quella, per esempio, di creare una nazione che accolga tutti. Noa non crede in questa opzione, perché dice non, noi siamo in una situazione abbastanza diversa, è troppo presto adesso per poter ragionare in termini di apertura dei confini, in termini di scambi diretti. Dobbiamo prima ragionare in termini di indipendenza, dobbiamo prima costruire le due nazioni in un certo senso e poi successivamente una politica di passi, step by step per l'appunto, no? Di stadi più precisamente, eventualmente andare in una prospettiva di incontro. Molti dicono che la prospettiva di creare due stati è qualcosa di non realistico, che non accadrà, ma è la sola soluzione alla quale si può guardare. Bisogna cercare naturalmente di collaborare, di aiutarsi l'uno con l'altro. Quando le hanno chiesto in passato di dire in tre parole qual è il suo punto di vista nei confronti della questione che è stata sollevata, che è una questione ovviamente enorme, lei ha usato tre parole chiave, che sono riconoscere, scusarsi e condividere. Riconoscere l'altro è la cosa più importante, perché il riconoscimento è il passo che ci permette di non avere questo atteggiamento invece di distruzione dell'altro, non riconoscere, non cancellare l'altro. E poi il secondo passo importantissimo, quello di scusarsi, è un passo del quale non si può assolutamente fare a meno, perché bisogna scusarsi per tutto il dolore che è stato coinvolto in questa vicenda e che è tuttora in atto. Il dolore è un prerequisito per la gioia, sempre, persino quando si viene al mondo, no? Il momento del parto, mettere al mondo un nuovo essere è un momento di enorme gioia che passa attraverso il dolore. E questo dato è fondamentale. E infine la terza parola chiave è share, cioè condividere, che io forse tradurrei meglio con condividere tutto, perché questo è un dato anche politico naturalmente, no? Condividere le risorse, per esempio, l'acqua, l'energia, il sapere. In questo modo noi possiamo forse muovere verso una risoluzione del problema. Hi, I'm Gil, Noah's collaborator for many years. I want to share an idea that I had while listening to, what's your name, professor? Salvatore. Salvatore, Noah. And thank you for listening. Why is Salvatore here? To translate. It is a very important question. The reason is that he wants to give equal opportunity. That is the reason for one person here who doesn't understand English. The rest of you are fine without him. So the idea of equal opportunity is at the basic core of a question that many intellectuals in Europe and what's your name over there? Yeah. Mauro asked the question about the cliches and the things that people have misconceptions maybe about the situation. Very important, because even as I listen to what Noah said, which of course I agree 1000%. Maybe some of you have the questions, but actually, why not live together as a one state with equal rights and equal everything and just live together? And this Salvatore, the point I made about Salvatore is the answer. Because of equal opportunities. Because every society is built on two things, a democratic society, equality before the law, and the idea of equal opportunities. When we want to, the first instrument of equal opportunities is language. It's the first instrument.
If you Italians, if some of you go to the United States, you don't have the language, well, you learn it. If you don't learn it, you are not going to have equal opportunities. You might be a millionaire, a billionaire, doing business in an Italian colony or whatever. You can do a lot of things. You are not going to be the president of the United States without the English. You are not going to be a Supreme Court judge without English. And the same thing for Italy. And that is the top of the pyramid of equal opportunities, right? So, in a country like Israel, this beautiful, imagine John Lennon country, one country, in what language is it going to run? Who's going to have the equal opportunities? Who's going to be up? Who's going to be down? Are we going to force all Palestinians to run their life in Hebrew because we are powerful? No. Are they going to force us after thousands of years that we had the miracle of reviving the Hebrew language to forget it and speak Arabic? No. Therefore, it has to be two states for the sake of equal opportunities. In the end, we are going to all speak English, maybe. It's not going to be British English, it's going to be Google English. Ginglish. Ginglish. It's not bad, but it will take 2,000 years. Hopefully never. Thank you. Ovviamente la questione di cui discute Gildor è quella delle pari opportunità, equal opportunities. L'esempio ovviamente è questo mio ruolo quasi marginale di traduttore, ma lui dice no, è importante perché anche se una sola persona non capisce esattamente cosa accade, allora questa presenza è importante. Il problema dei due stati, un solo stato, lui ovviamente è d'accordo al 100% con Noah, dice ma perché si potrebbe porre un europeo la questione, perché non avere un solo stato? Lui ritiene che sia intanto una questione di pari opportunità e ritiene che sia la lingua, il linguaggio, il primo e forse più importante strumento, quello che sta in cima alla piramide delle pari opportunità, il dato dal quale partire. Allora immaginate un solo stato, per esempio, che lingua parlerà, che lingua si parlerà in questo stato? Sarà la lingua ebraica, sarà l'arabo? In questo modo forse non si offrirebbero pari opportunità. E allora forse nella prospettiva un giorno in cui io sarò veramente inutile perché parleremo tutti il Jinglish, no? L'inglese di Google, che è questa sorta di lingua franca, intanto ragioniamo con quello che c'è, no? E in fondo mi sembra, se mi permettete un commento, che questa posizione che viene qui discussa è una posizione pragmatica, che parta appunto da una realtà di fatto, dall'ora, dal qui ed ora, e che provi a dare una soluzione concreta ai problemi che sono enormi. Next question. You please. Oh, thank you for that lovely question. Lavorare con Nicola Piovani e Roberto Benigni era una delle più grandi esperienze nella mia carriera. Perché noi? La risposta è da Nicola Piovani, perché lui era l'uomo che decidere che no, he decided to approach us, how do you say? È stato la persona che li ha avvicinati, ovviamente. Approach. Avvicinare. Avvicinare, that's right. I'm learning. Avvicinare, no. So, lui mi ha detto che qualche anni prima, lui ero in ospitale con una situazione difficile. E durante questo periodo, lui ascoltava sempre uno dei nostri dischi, Calling, questo disco, in loop, di nuovo. E lui pensò che questo disco era la medicina
che aiuta lui per veramente, non, I didn't say that, he said it. Attualmente questa è una delle ragioni che ho deciso di donare il mio ultimo lavoro, il nome Love Medicine, medicina d'amore, perché io penso veramente, questa storia di Nicola Piovene è una decente storia come questa che noi abbiamo, gente in tutto il mondo, e questo è il complimento più grande, molto più importante dei soldi per un artista, quando la musica è come una salvatore per, o medicina o una storia d'amore tra la musica e la gente. Ok, so quando era questa domanda, che facciamo con la soundtrack di La vita è bella, abbiamo bisogno di una canzone dopo l'Oscar, dopo bla bla bla, e lui dice perché non Noah, perché Noah è il mio artista preferita, ma anche okay, la connessione con Israele, con il giudaismo, la sua religione, l'Olocausto, eccetera, eccetera. E infatti Noah sceglie. No, no, yeah, that's the next thing. Piovani mi ha mandato tutte le soundtrack. Lui dice, io prefero la canzone del tema maggiore del film. Ti si ricordo, questo è la e ho pensato molto, ok, with coraggio, e se ok Nicola, no, questo non è il buono per canzone, è molto lento, è molto triste, ma l'ultimo, tra la la la, questa è la canzone. So we had the discussione, no, I said, please, per favore, trust me, come dice trust me? Fidati, questa è la canzone. Ok, grazie, Dio lui dice, ok, va, do what you want. So Gil and I wrote the lyrics, Gil scritto in ebreo e io in inglese. E noi abbiamo registrato in Israele con un arrangiamento fatto dal nostro amico Ilan Mochiach, è un arrangiatore più grande in Israele, anche responsabile di molto dell'arrangiamento in concerto con orchestra sinfonica domani sera. Anche Gil ha fatto molto l'arrangiamento per questo concerto. Allora, we sent it, invio a Buonini e Nicola. In questo periodo ero in Francia in studio per fare il nostro prossimo disco. E io ricordo in questo un momento era un telefono in studio. And I picked up the telephone. And this was Noah! I said, who is? Chi è? It's Roberto Verini! Oh my God, I love the lyric that you wrote for the song. You are a genius. So I said, who's the joke? Okay, it's my brother. I thought it was my brother or someone. I didn't believe it was him. Anyway, he was very emozionato. And he liked so much. Because I think this line, smile without a reason why. Only this. The rest of the song is that, but you don't need the rest. You finish the song on these words. This is the idea of all the movie in 5 words. And that's why he liked so much. And for us, molto importantissimo questo, perché questo è il messaggio di tutto il nostro lavoro. Lo spirito umano può attraversare anche le tragedie più difficili, più terribili. Noi abbiamo questa forza dentro di noi. Ma dobbiamo, come dice il direttore, I don't think he's here anymore, ma il direttore, noi dobbiamo fare la responsabilità per cambiare la nostra vita. Noi abbiamo tutti gli strumenti dentro, come Roberto in questo bellissimo film, come la padre con the boy. In una situazione quasi impossibile, he found la speranza. E anche attualmente questa è la storia di molto, molto ebrei durante l'Olocausto, con musica, con umore, con teatro, con arte, con molte cose. Loro creano l'esperanza. Oh, yeah, he is reminding me he's reminding me of an amazing story. Noi abbiamo una... un amico
Questo amico è uno dei più importanti della mia vita. Lui è palestinese, originariamente da Gaza, un attivista per la pace. Quando Hamas prendere Gaza da forza dal PLO, dal PLO, era un momento terribile per tutta la gente in Gaza, ma specificamente per la gente che lavora per la pace con Israele. Loro, they were persecuted horribly. How do you say persecuted? Perseguitati. Perseguitate. And also put in jail and terrible things. In questo periodo, lui era in contatto con noi e dice le cose più terribili. Le Hamas arriva l'attivista e dice che gamba tu prefero, destra o sinistra? And they shoot one. Terrible thing. They were tortured. Lui era in casa. Lui sa che sapere che he must run from there, must go away from the house, and he was very afraid. He had grande paura. He had in his bag all the pictures, photos, photo con Yitzhak Rabin, photo con gli amici israeliani, con tutti i progetti, con giovani. But he was hiding. This was le tesoro che lui vuole prendere quando andare, e queste foto dell'attività di pace, perché he knows that if they, Hamas, see this photo, they kill all the family. So they take, and he told us, we cry when we hear this. I sit there and I think, how can I find the courage? Come trovare la coraggio per andare in la notte, non lo so dov'è. E in questo punto lui, la palestinese in Gaza, ricorda l'Olocausto e gli ebrei in l'Olocausto, che viene in the stories, tutte le storie del coraggio, escape, fuga, in the forest, fresta, in l'inverno, in the cold, you know, these stories, okay, books, many books, I read so many. And this is the thing he said, if these people, old, young, can do, me, I can do too. And he ran. And that night, questa notte arriva Hamas alla casa. And they didn't find him because he was gone. Amazing story. Until today, he was our good friend. We helped him, noi aiuta lui, con tutti i nostri amici, con connessioni politici in la militario, my friends, to take his family from Gaza to Ramallah. Adesso lui abita in Ramallah e continua l'attività per la pace con noi, con l'altra organizzazione che noi that we support. So this story has a happy end, but many stories don't have happy end. But the idea that this the connection to the Holocaust can come also to this man and give him courage is amazing. And you know, I tell you another thing. For me, one beautiful and tragic moment was recentemente in the giorno dell'Olocausto. Abu Mazen made a statement and say, "Okay, Abu Mazen, I must say, I like this man. Okay, io amo questo uomo perché io conosco, noi conosco lui. Noi abbiamo visitato a Ramallah, parlato con lui, con tutto il gruppo, perché Abu Mazen e il suo gruppo." E fare molto incontro con israeliani, non politici, perché la politica non vuole parlare con lui, ma le società civile, artisti, altri gruppi, tutti i gruppi che vuole, invitato a Ramallah per una discussione. Anche noi con 200 attivisti di pace in Israele. Era un momento bellissimo. Poi ho visto un statement? Una dichiarazione. Dichiarazione in the newspaper, giornale. Abu Mazen dice che we recognize la tragedia degli ebrei in Olocausto. Era una delle cose più terribili in la storia umana. Oh, I say, bellissimo. Reaction of Israeli government. Lui non è serioso, è troppo tardi per questo. Ma veramente. Questa è la tragedia. Quando non c'è rispetto tra noi. And don't get me wrong, I'm not looking black and white. There is no black and white. Anche le Palestine,
Uno dei miei amici nella Palestinian Authority, era un lavoro molto per la pace, recentemente decidere no, non recognize Israel, don't want to talk to me anymore, support the terror, support the... Anche questo noi abbiamo. Ma è importante ogni volta che noi abbiamo l'opportunità connect to connect, così, ah, questo punto è positivo, questo punto è positivo, possiamo parlare con lui, ok, non con tutti, ma con la gente che possiamo, dobbiamo continuare a parlare. Ok, so, sì, ma vita cambia dopo La vita è bella, non solo per questa canzone che io canto 300.000 volte, fortunatamente io amo questa canzone, e questa è una importante cosa della mia carriera, non canto le canzoni che non amo, perché... Che facciamo? You, signora, sì, dimmi. What, do you want to translate? No. Qualcuno ha non capito? Ok, go, please. But did you say tensione? Tension. Tension in un aspetto negativo o positivo? No, positivo. Ah, okay, because in English tension is something. Yeah. Okay. Well, come ho detto prima, per me io cerco l'essenza, la basso, le cose più importanti. Dopo tutte le cose. Scusami. Dopo tutte le mano, siciliano e ebrei, la stessa cosa. Okay. So dopo, if we take away all the and go to the base, love your brother as you love yourself. Amo tuo fratello come tu. Questo è la base del giudaismo, ma anche Christianity. Don't do to your brother what Jesus was a good guy. He said a lot of great things. What happened after Jesus? Mamma mia, okay, but Jesus was a good guy. It's the same in all the religions. They are based on great wisdom and beauty. And then come the people and they make interpretations and they use the power and they want the money and they have greed. And the beauty that started is lost. But if we go deep, 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 deep to the beauty and we find it, we can find it. And in Judaism we have this, love your brother as you love yourself. And I work with that concept. This is what I have to give. Lei nella sua ricerca personale d'artista va alla ricerca dell'essenza delle cose. L'essenza è qualcosa che tiene insieme tutti noi, per esempio, non so, siciliani e ebrei, no? O cristiani e ebraici, giudaici, perché love your brother like as you love yourself, no, ma il fratello, il prossimo tuo come te stesso, è la stessa massima che ci tiene insieme, per esempio. E, allora, Jesus also. Sì, come dire, da questo punto di vista, perché non so, il cristianesimo e l'ebraismo, Gesù è stato una grande figura. Il problema non è il suo messaggio è meraviglioso, se si va all'essenza, ma sono le interpretazioni. E ciò che ne è seguito che hanno, diciamo così, perso la bellezza originaria. Yeah. No, I was saying also that when money and greed and power are involved, then the beautiful idea is destroyed. Yeah. E naturalmente queste interpretazioni non sono interpretazioni così, è soltanto quando ci sono di mezzo il denaro, quando c'è di mezzo power, il potere e l'influenza, naturalmente in questo caso è l'avidità, greed. Quando c'è di mezzo tutto questo, la bellezza originaria si perde. Please. Io volevo chiedere una cosa che è un po' scomoda. Ma? Ultimamente in Israele ci sono state le elezioni e anche se era tutto imprevedibile, è stato rieletto Netanyahu, che è un oppositore della pace. C'è una forte radicalizzazione, una polarizzazione da una parte Hamas, dall'altra Netanyahu e il suo gruppo conservatore. Come spiega che il suo popolo abbia deciso?
deciso di far vincere la paura sulla speranza di pace. I understood, it's a tragedy, a big tragedy for us, the fact that Netanyahu is in power. How can I explain it? Well, I can explain it also in the same way that I can explain the fact that Berlusconi was in power here for many years. I'm sorry to say. And not to mention Mussolini, right? And Italy is a country I love. Sometimes I think, how is it possible that this country, which I love, which is full of culture, beauty, hope, contributed to humanity more than any culture I think I can think, allowed this to happen? It's a tragedy. Or yeah, like Trump. Okay, so we are living in a difficult moment in history now. All the world. It's a time of great confusion. And I think what is responsible for this is the information age. How is your English? You understand me or do you need me to try? Okay. So the exchange of information today is enormous. Everybody knows everything about everyone. Now, that's good and bad, because it's good because you know, anything you want to know, you can know. You don't have to go to university. Google is your university, frankly. Even though I like this place, but still. But on the other hand, you realize that there are millions of people out there, and they all want what you want, and they all want what you have, and you become very defensive and afraid to lose what you have. And every crazy person in the world, you know what they're doing. You know, this journalist here, I was speaking with him just from yesterday, and he asked me about ISIS, okay? My opinion about ISIS is that ISIS is pornography. It is violent pornography. Now, is it special? No, because there was always, sempre era, gruppi violenti, terribile, sadisti in tutto il mondo. You need a list? Oh my God, I give you a big list. But you didn't know about them so much. You know, they were far in the Cambodia or in Africa. There was something. No, today's in YouTube with a pornographic video that we have millions of watches. If you ask in the Muslim world, how many people support ISIS? You know what percent you will get? 3%. 3%. 97% don't. But when you look and you see what's going on, you think ISIS is the whole Muslim world. And people use that. People who want power, who don't really think about the good of humanity, they are very smart and clever. They know how to use the fear of the people to manipulate. And that's where you have Netanyahu, and that's where you have Trump, and that's where you have other nice people around the world. This is our problem. And when you look at racism, that's what racism, xenophobia, unfortunately, when you look at the elections that were in Germany, the local elections, you look at the elections also in Italy, you see the growing of the parties who are, or in France, you know, it's dangerous because people are afraid of anything that can threaten what they have. And they don't, in this moment, they become very protective. Now, how do you work against that? That's the question. Aha, well, you do the same. You use the social networks and the information age against itself or for itself. It's much harder work. It's much harder work. Like I say, it's very easy to put poison in a well. Now, how are you gonna take it out? You know, work hard. And that I return to the issue of responsibility. That's where responsibility comes in. Because you know when they say when the going gets tough, the tough get going? That's when we have to think, us people, who are not starving, dying, who are not immigrants falling in the sea because they have no chance for life. We that have still some power. We have the democracy, we have strength, our health, we have food. We have to understand that if we don't work to counter these movements of fear, then it's going to knock on our door. Nobody is going to be protected from this destruction. And so we have to take the force in our hands. We have to move forward and counter this fear. And there are a million things you can do. The problem is people start to be numb. You know, they say, oh,
I can't do anything. It's too big for me. It's too dangerous. I will hide. And it's going to pass. That's a lie we tell ourselves. It's not going to pass. Okay? We have to take responsibility. So if I will go back to Netanyahu, Netanyahu is a sad phenomenon in Israel. It's a period of a dark period of Israel's history, which I pray will pass. And I work to make it pass. Me and many people in Israel, we work to make it pass. I look with great anxiety at what's going on in America. But with all due respect to Israel, Israel is a little, what's Israel? 8 million people? America, on the other hand, is a big deal in affecting the thing. And if Trump gets elected in America, mamma mia, I think we can take a spaceship and look for the colony in the moon, I'm telling you, because it's, I don't know what's going to happen. So that's why I'm saying that when it's easy to point, you know, we Israelis are very sensitive in the sense that we feel the world is pointing at us all the time. And we say, hello, what? Look, what about the rest of the world doing horrible things? They're, oh no, that's okay, but now you are attacking. What do you want from us, okay? Now, I agree, we have big problems. We work for these problems, but you have to remember that we live in a global context, and it's huge, and there are big movements, bigger than us, that are happening all the time, which is important to think, but at the same time, does not release us from the responsibility to act all the time. Ragazzi, domanda più semplice. Eh? come spiegare le elezioni di Netanyahu? Beh, come spiegare le elezioni di Berlusconi o recentemente, o Mussolini, per esempio, in un paese meraviglioso come l'Italia, no? Un paese che lei ama per la cultura, la sua bellezza. O come spiegare il fenomeno Trump negli United States? È una questione molto complesso, ovviamente. Noi viviamo in tempi difficili e tutto viene amplificato dai mezzi di comunicazione di massa. Lei ha parlato appunto di information age, l'età della informazione attraverso i mass media, naturalmente. E questo scambio di informazioni che avviene oggi è enorme e ci sono ovviamente aspetti positivi e negativi. Quelli positivi sono forse i primi di cui ci rendiamo conto. Si può cercare tutto su internet, si può anche per certi versi fare a meno dell'università, no? C'è l'università di Google, ma ovviamente siamo qui in questo momento, in questo consesso. Però gli aspetti negativi sono il fatto che molte informazioni sono disponibili a tutti e moltissime persone come noi si informano e sanno, e questo significa che ognuno sa qualcosa di tutti. Prendiamo un caso, il caso dell'ISIS, per esempio. Le è stato chiesto diverse volte che cosa ne pensa lei dell'ISIS. Ecco, per lei l'ISIS altro non è che pornografia violenta, ed è qualcosa che è sempre esistito, è sempre stato lì. Gruppi sadistici, gruppi violenti, ce ne sono stati dappertutto, in tutte le parti del mondo, nell'Estremo Oriente, solo che prima dell'età dell'informazione, dell'information age, noi tendevamo a pensarli come lontani da noi, remoti, distanti. Adesso voi trovate questa minaccia di ISIS vicino a noi, la trovate dappertutto, la trovate su YouTube, per esempio. E per tornare al problema dell'informazione, l'informazione genera anche, in un certo senso, informazione sbagliata, genera percezioni sbagliate. La percentuale accertata di adesione nel mondo musulmano di supporto all'ISIS è del 3%, è una percentuale insignificante, se vogliamo, ma noi abbiamo una percezione diversa, no? L'impressione è che sia invece semmai la maggioranza. Ecco, amplificati dai mass media, gli eventi che ci accadono intorno generano paura, e la paura permette la manipolazione delle persone, permette la manipolazione delle idee persino. Pensate alla nuova insorgenza del razzismo e della xenofobia recentemente, che possiamo vedere anche nel successo di elezioni locali come in Germania recentemente, no? Con l'avanzata dei gruppi xenofobi, un po' dappertutto, in Germania, in Francia, noi lo sappiamo, anche in Italia, per esempio. Come si può rispondere a questo, diciamo, effetto perverso
dei mass media, di internet, dell'età della informazione, e usando questi strumenti di comunicazione di massa, per esempio i social network, contro se stessi, perché attraverso questi strumenti che appunto si diffonde la paura e si manipolano le coscienze. E come dobbiamo fare? E ciascuno di noi deve fare la propria parte, che è difficile, perché chi mette in giro informazioni sbagliate è come chi avvelena i pozzi. È una cosa che si fa in un istante. È molto più difficile, naturalmente, fare il contrario, rendere quest'acqua nuovamente potabile. Ed è qui che entra in gioco una questione fondamentale, che è poi uno dei temi, se non il tema di questo incontro, cioè la questione delle responsabilità. Ciascuno di noi deve fare la propria parte, come diceva John Belushi in Animal House: quando il gioco si fa duro, ricordate, i duri cominciano a giocare. Noi abbiamo una serie di valori, il più importante dei quali è sicuramente la democrazia, e questi valori ci permettono di rispondere alla paura. E dobbiamo assumerci la responsabilità di prendere questo potere, che è il potere dei media, nelle nostre mani. E, diciamo, vi diranno che è impossibile, ognuno ha la sensazione, ciascuno di noi ha la percezione che non sia possibile far nulla al momento. Per esempio, di fronte a un fenomeno come questo, il montare della xenofobia, del razzismo, un fenomeno come l'ISIS, c'è gente che preferisce, come dire, mettere in atto la politica dello struzzo, nascondere la testa e aspettare che passi. Ecco, questa è una menzogna, non passerà, è qualcosa con la quale dobbiamo convivere. Ma per tornare alla domanda originaria, appunto, quella su Netanyahu, per Noah Netanyahu rappresenta una pagina oscura di Israele, della storia di Israele. Lei sta lavorando perché si possa svoltare pagina. Ma Israele è naturalmente un centro fondamentale, importante, lì che vive lei, ma pensate a quanto sia ancora più importante la questione degli Stati Uniti. Pensate a cosa accadrebbe se Trump ottenesse la nomination di Onescanzi, vincesse le elezioni presidenziali. Sarebbe una vera tragedia su scala planetaria. E allora, come dire, di fronte a una situazione nella quale vivere in Israele ci si sente sempre, come dire, il dito addosso, no? Si sente sempre puntare il dito addosso, perché ovviamente c'è una questione. Ecco, di fronte a questo lei dice: io sono molto sensibile a questo aspetto, sono io che ritengo si possa fare il contrario, io, diciamo, indico dove stanno i problemi, e ritorno alla questione della responsabilità, che è una responsabilità globale, perché noi oggi viviamo in una società globale. Grazie. It's a good question. He was asking, lui domanda da una della mia canzone Manhattan Tel Aviv di molti anni fa. E in questa canzone ho domando a io, I ask myself, do I have a future here? C'è un futuro per me qui? Ascolta, non lo so, veramente, non lo so. Fortunatamente io sono una donna libera e io posso andare. Se Israele è diventata un posto dove non c'è libertà, io non posso esprimere le cose che io voglio, dove io non posso vivere in accordanza, in accordance, d'accordo con le principles, le principe delle. I will go, I will leave, I will become exile, I will go in exile. Gli ebrei in tutta la storia andare all'esilio. Questa è una delle cose del nostro DNA. Noi abbiamo avuto il suono
che in Israele è finito il viaggio degli ebrei. Noi siamo arrivati per un posto per rest, e coltivare la nostra cultura. Ma non lo so. Io dico al mio bambini che è importante per me donare a te un esempio di responsabilità civile, di azione, senza paura. Perché questa è la speranza dell'umanità, delle giovani capire che noi dobbiamo vivere senza paura. E sì, noi partiamo da Israele, e io sono innamorata di Israele. Israele è un paese bellissimo, non bellissimo, che le cose fisiche non è la cosa. Ok, bello, mare, montagne, bella come Italia c'è in tutto il mondo. Veramente, io so. Ma noi abbiamo la nostra bellezza, la nostra filosofia, okay, la Terra Santa, Gerusalemme, eccetera, eccetera. Ma questo non è la cosa, è la nostra casa, è la cultura, la lingua, la famiglia, gli amici, la nostra vita che noi amiamo. Anche le relazioni con l'arabo, questa particolare cultura che noi abbiamo creato insieme. In ogni altro paese I will be a stranger, estranea, I will be a stranger. And so I don't want to do that. Io preferisco battere per le cose che io amo e non not run, come dice Dan. Non fuggire, non scappare. Non scappare. Chova? You asked about the future. I think this is a very important question, but not in the context of Israel, but in your context, because this is why you are here at the university. Because all people are essentially time travelers, like in the fantasy. We have to choose where we are going. We have two options. Either we go to the future or we go to the past. And this is up to you. Because the future is unknown, but it doesn't mean that it's dark. On a personal level, it's frightening because individually, we all die. So what can be the future? But the future is collective. The future is the future of ideas. And we must work together if we want to head to the future, because each individual will die. But together, we are like envelopes carrying letters. The envelope is not important. The letter is important. And the problem of today is when people are afraid, they go to the past, because the future is unknown. They go to the old times, they go to home. How do you know home is safe? Because it's everything you know is in the past. And everything you speculate and research, which is why you are here, is in the future. And you are like, it's like in the Jedi Concilium. You, the intellectuals, the thinkers, you are the people, the scientists, are the people who go to the future, not to the place that you know, to the place that you don't know. And when you don't know something, you hold hands with your friends, no matter who he is and what he is, because he is your time traveler to the future. When you go to the past, you have a problem, because I go to my past, you have no room in my past. My past is 20,000 years ago in Judea, and your past is with the Romans who destroyed Judea. Who knows? The past is exclusive, and the future is inclusive. We can all go together to the future. And that's why I'm saying, when she says, is there a future here? The answer is, we have to decide that there is a future. There's a future for you. And I think this is why universities are built. This is what science is about. Not about what you already know, but what you don't know. And who you team together to get there. Good luck.
quello che ci dice Gildore è che la questione che è stata sollevata è importante non soltanto per l'Italia, è importante per questo contesto di ora, noi in quest'aula, perché il futuro del passato è una questione fondamentale, no? Per lui tutte le persone sono dei giorni nel tempo. E se pensate alla science fiction, viaggiare nel tempo si può fare in due dimensioni, verso il futuro o verso il passato. E la scelta dipende da noi, da voi, da ciascuno di noi. Il futuro ovviamente è sconosciuto. Naturalmente da questo punto di vista è oscuro e individualmente ci fa anche paura, perché in ultima analisi il futuro significa il momento in cui ci saremo più, in cui moriremo. Ma non è il futuro individuale, non è il futuro individuale quello che dobbiamo guardare, non soltanto per il futuro della collettività, il futuro collettivo, che è un futuro di idee, di progetti, è un futuro per il quale si può lavorare insieme. Da questo punto di vista è importante, l'individuo senz'altro è ancora più importante questo movimento della collettività. Lui c'è questa immagine, dice come se fossimo individualmente le buste dentro le quali sono contenute le lettere, con la lettera è importante più che la busta. Scegliere il futuro naturalmente significa fare una scommessa, in un certo senso fare un salto nel buio, ma se noi siamo invece guidati dalla paura, allora torniamo al passato. Ma il passato è uno sguardo regressivo in un certo senso, non è uno sguardo di ricerca, è uno sguardo nostalgico e sicurante, se vogliamo. Allora, le persone che si scommettono sugli intellettuali, gli studiosi, gli studenti, voi, i giovani, la accettano queste scommesse, guardano al futuro. Guardare al passato, beh, è un problema, perché sembrerebbe che questa dimensione collettiva nel futuro del passato, no? Un sguardo. Yes, I know. Guardare al passato è un dato individuale, per cui il passato dei singoli soggetti non coincide, ma neanche, diciamo così, delle diverse culture. Pensate, io ho fatto questo esempio: il mio passato è il passato, non so, in una terra, la Palestina, la terra di Laia, che è stata distrutta dai romani, che sono il nostro passato, no? Ecco, il nostro. Da questo punto di vista, guardare al passato significa amplificare il conflitto, non cercare di risolverlo. Il futuro, per dire in una formula, è inclusivo, il passato invece è esclusivo, e soprattutto per quanto riguarda il futuro noi possiamo decidere in merito. Last question, guys, dice che la cultura può sconfiggere la violenza, combattere la violenza, e l'arte può combattere la violenza, ma è solo uno stereotipo, è solo un cliché, o ci sono casi, o è veramente un'esperienza che appartiene? Nobody or anything, nothing is going to work alone. This I have to say. Which means, it's of course, to say, dire arte può combattere la cultura solo? Scusa, arte e cultura può combattere la violenza? Solo arte può risolvere le problemi? Ovviamente no. Questo veramente è naive. Ma does art have a role to play? Come dice? Ha un ruolo da giocare, esatto. Ma? So, what? My experiences, yes. Okay, I will get to that. Does art have a role to play? Funziona la cultura? Sì, definitely. Okay. C'è una grande importanza in rapporto culturale tra la gente. Perché? Perché l'arte, come ho detto in inizio, la funzione dell'arte è cambiare la prospettiva e allo stesso tempo è andare la terra e la terra. So, l'artista cerca profondamente le cose
più how do you say? I'm saying le profonde dove tutte le gente è are united, like in the roots of the trees. E anche l'arte, the arts are like birds, come le, you know, they fly above. And the bird, from the perspectiva della oiseau, oh no, la bird, bird, how do you say bird? Uccello, non c'è confini. Non posso volare, vedere le confini all'uccello. You see only the landscape, the beauty of the landscape. So from this perspective, humanity is something else. È una cosa differente della on the board, in the on the ground, and this is the importance of art in our thing. But art or cannot work alone. So we need, and I say this a million times, is my number one thing that I have to say. That everyone has to work for this, meaning that it's very easy. È facile essere, okay, l'artista deve un massaggio, but io no, I'm just here. I have to take care of my restaurant, my business, my dad. I don't have time to involve. No, it's not going to work that way. So art is part, must be part of a whole system together. With the politicians, with the diplomats, with the business people, with every citizen, with their vote. You have nothing but a vote. Use that vote. You understand? Even if, anche when you don't have anything, but one possibility, one time in 4 years to put the ballot in the place, that can be your contribution. You understand what I mean? So, okay, now, coming back to which you have to be educated, you have to think, you have to learn what's going on. Don't just go like an idiot after the fashion. And that's also true for art. Don't go like an idiot after the fashion. Think and feel. Anyway, so back to the arts. From my experience, I've been doing this for many years. Molto, molto anni di collaborazione artistica con molti artisti. E non è sempre facile. C'è situazioni bellissime. Un esempio per me è la mia amicizia con Nabil Salameh da Radio Dervish. Questa relazione ho iniziato con antagonismo, tensione tra, okay, no, non per me ma per Nabil, perché io ho capito che il palestinese con una storia di famiglia non buona in relazione degli ebrei in Israele. Ma dopo ore di comunicazione, di conversazione intellettuale e emozionale, finalmente noi capiamo che noi siamo d'accordo in tutte le cose importanti. E anche oggi noi siamo, dopo 20 anni, amici molto molto forte. Questa è una delle cose più belle della mia vita, non solo l'arte, ma l'amicizia. Okay. Anche con Mira Awad, una cantante palestinese israeliana. Noi abbiamo cantato insieme in Eurovision 2009, una canzone che ho scritto in inglese, lei tradotta in arabo, Gil a ebreo. Noi abbiamo cantato in 3 lingue, rappresenta Israele, e in Israele noi abbiamo 20% di arabo, sì? Non le palestinese in la territoria, in Israele noi abbiamo 20% di arabo. So, questo era una rappresentazione coraggiosa della diversità della nostra cultura. E non era facile, perché era molto objection? C'erano molte obiezioni. Obiezione della destra e della sinistra, di tutti gli estremisti. Ma noi, we continued. And we received, abbiamo ricevuto molte, molte lettere e messaggi di giovani arabo, israeliano, ebrei, europeo, americano, di tutto il mondo, che amo molto il nostro messaggio. There must be another way, questo era il titolo, deve essere una differente strada. Poi, so, on the other hand, c'è anche esempio dove l'arte è un strumento di odio. In Israele noi abbiamo artisti della destra, una contraddizione in termini, ma c'è. And loro scrivono canzone e cantano canzone terribile.
del razzismo e terribili cose. So, e come? Yeah, they call it art. Yeah. È la stessa cosa come femminismo, che okay? La gente ama, dice le donne deve essere più mamma mia, in Israele noi abbiamo donna che è la più terribile in Israele, sono le politiche donne. Noi abbiamo veramente, noi abbiamo due politici, la più terribile donna. Scusa, ma questa è la situazione. Umano, essere umano, ok? Uomo, donne, whoever that cares, when you care, when you are able to see the other, quando tu puoi vedere l'altro come tu vedi lo stesso. It's always, I'm telling you, at the end, it comes down to this one simple concept. You must be able to see the other like you see yourself. So, summary. Yes, art is important, but not alone. Not alone. Credo che sia il messaggio sia chiaro, ma per le pari opportunità, in breve. come lei si ritorna alla cosa che ha detto all'inizio, la funzione dell'arte è quella di permettere il cambiamento di prospettiva. L'artista è qualcuno che va sopra e sotto la terra, dall'altro cerca le radici, dall'altro trova un cuore d'uccello, che è quello che quando attraversa i continenti non è un politico, vede la terra, il territorio, e naturalmente l'arte non può funzionare da sola, deve lavorare con le vite, deve lavorare con gli affari, deve lavorare con la società civile soprattutto, e bisogna che ciascuno faccia la propria parte, torniamo qui al tema della responsabilità, e naturalmente una delle parti che possiamo fare, per esempio, che sono le elezioni locali, importante è stato un'altra, per esempio, ma non farlo seguendo la moda, farlo pensando alla decisione di direzione importante in questo senso. Per venire alla domanda, ci sono degli esempi di collaborazione molto belli, per esempio quella di Sabine Salomè, di Salomè del Bish, che è palestinese, non è stata facile questa collaborazione perché il passato in Bish era difficile, c'era la tensione, ma col dialogo è stato possibile scoprire che le emozioni sono le stesse, che si vogliono le stesse cose. Un'altra splendida collaborazione che è diventata un fatto è stata la collaborazione con la cantante palestinese di Lawad nel 2009 e in rappresentanza di Israele nel mondo, dentro Israele il 20% in allusione sta. Il 20% della popolazione in Israele è araba, non stiamo parlando dei palestinesi, stiamo parlando della composizione stessa della degli abitanti di Israele. E la canzone si intitola Thomas Pinaway, deve esserci un altro mondo, deve esserci un'altra strada. E però anche qui esiste persino un aspetto impensabile, no? L'arte che è legata a loro. In Israele esiste questo terribile problema, ci sono degli artisti di destra che è una contraddizione interna, sono d'accordo, loro lo chiamano arte, ma sono canzoni e altri diciamo artefatti che incitano l'odio, la differenza. E anche qui, pensate, non bastano le parole, il femminismo è fondamentale, ma è un paradosso che i politici peggiori che ci stanno in Italia sono le donne, e non è un problema di uomini, donne, non è un problema di genere, è un problema di umanità. E allora, appunto, l'arte è importante, non è solo. Grazie.